Oggi siamo a Milano, nel quartiere Isola. Ma perché siamo qui? Perché c'è il mercato. Per un turista il mercato è un posto molto importante perché può comprare cibi freschi, cibi locali e prodotti di artigianato. Ma soprattutto il mercato è un'ottima occasione per usare l'italiano di tutti i giorni, per esempio per fare la spesa. Vuoi venire a fare la spesa con noi? Andiamo! Perfetto. Dovrebbe dire la frase basta così. Basta così? No, non adesso. Buongiorno, buongiorno. Vorrei 2 etti di prosciutto. Cotto crudo? Crudo di Parma, Perfetto, grazie. glielo taglio subito. Grazie. Quando compriamo i salumi e i formaggi, usiamo gli etti. Un etto sono 100 grammi, quindi un etto, 2 etti, 2 etti, un etto e mezzo, un etto e mezzo, per esempio 2 etti di prosciutto e poi un etto e mezzo di pecorino misto, capra e pecora. Ok. Quant'è in totale? Totale 11,50. Sì. Per pagare puoi dire quant'è? Quant'è? Con Posso carta? pagare con la carta? Prego, Gioia. Appoggia solo sul vetro. Se vuoi pagare con la carta, puoi dire posso pagare con la carta? Posso pagare con la carta? Perfetto, questo è vostro, dentro c'è quello fiscale e siamo a posto. Grazie mille. Grazie a voi, buona giornata, A mi lei, grazie mille. raccomando, Buongiorno. Buongiorno. Vorrei un etto di gorgonzola. Un etto di gorgonzola. Così. Ok, va bene. E una mozzarella di bufala. Per la mozzarella non usiamo gli etti, ma diciamo una mozzarella, 2 mozzarelle. Altro? No, basta, grazie. Totale 6 euro. Ecco lei. Oggi pure qui. Grazie, Grazie mille, arrivederci. arrivederci e buona giornata. A lei. Se vuoi usare l'italiano di tutti i giorni per fare la spesa al mercato o altre attività quotidiane, iscriviti alla nostra scuola online per imparare tutte queste cose e tanto altro. Per saperne di più, clicca il link in descrizione. Buongiorno, Buongiorno. vorrei 4 banane e 5 pesche. Vede così? Sì, perfetto. E poi una vaschetta di ciliegie e un cespo di insalata. Quando compriamo la frutta e la verdura, possiamo dire il numero esatto. Per esempio, 4 banane o 5 pesche o un cespo di insalata. Oppure possiamo usare i chili. Per esempio, 1 chilo di patate o mezzo chilo di arance. Per alcuni frutti usiamo
la parola vaschetta. Per esempio, una vaschetta di ciliegie o una vaschetta di fragole. Quant'è? 13 tutto. Grazie. Prego. Ecco il resto. 7 sono 20 e lo scontrino. Grazie mille, gentilissimo per tutto. Se vuoi pagare con i contanti, puoi dire: posso pagare con i contanti? Posso pagare con i contanti? Consiglio: al mercato è sempre utile avere dei contanti nel portafoglio. Buongiorno. Vorrei un pollo intero. Sì. Se vuoi mangiare il pollo arrosto, puoi chiedere un pollo intero o mezzo pollo. Quante patatine fritte devo comprare per 5 persone? Di solito sono un etto a persona, diciamo mezzo chilo per 5. Ok, allora mezzo chilo di patatine fritte. Ti ringrazio. Buona grazie a lei, bella, buona giornata. Ti è piaciuto questo giro al mercato? Durante il tuo prossimo viaggio in Italia puoi usare anche tu queste frasi per fare la spesa come fanno gli italiani e mangiare tante cose buonissime. Ciao! It's my fault! Aspetta, the last part, puoi venire a fare la... Basta così? No, grazie! Allora, ok. Ecco. Quindi non so se vuoi. No, dobbiamo sì. Okay. Non è cotto di Parma, è crudo di Parma. È cotto.